Salve ragazzi, nonostante sia passato molto tempo dal rilascio del Beemote e della sua versione estrema, giocando online su Monster Hunter, sia in sessioni online sia tramite razzo SOS, ho notato che ci sono ancora molte persone che non conoscono il tempismo per evitare la meteora eclissante con il salto Final Fantasy. Prima di cominciare a vedere il metodo che uso e che probabilmente usa la maggior parte dei giocatori, è doveroso fare una piccola premessa. Il tempo di invincibilità durante il salto Final Fantasy è maggiore rispetto a quello che si ha durante un roll per schivare i ruggiti o i semplici attacchi dei mostri. Quindi per certi versi eseguire correttamente il salto per evitare l'eclissante è notevolmente più semplice. La domanda può sorgere legittima, ma cosa serve sapere eseguire il salto Final Fantasy se basta semplicemente posizionare in maniera corretta le comete che rilascia il Beemote? Purtroppo succede che facendo speedrun o giocando in team non organizzati, il posizionamento dei vari giocatori porta il mostro a distruggere le varie comete presenti all'interno dell'area di gioco. Eventualità ancora più probabile se si sta cacciando il Beemote Extreme, perché oltre ad evocare una sola cometa nelle varie aree, nella fase 3 esso non ne evocherà nessuna. E se non si supera il DPS check, l'unico modo per sopravvivere e quindi non fallire la missione è quella di eseguire il salto. Andiamo a vedere il metodo che uso io per evitare l'eclissante nella totalità delle volte. Avete notato nulla? Il personaggio, prima che il Beemote faccia scendere la cometa, si protegge alzando le braccia vicino al volto. Nel momento in cui ritorna in posizione retta, eseguite il salto. E proprio quello è il lasso di frame corretto per eseguire senza cartare il salto Final Fantasy. Ovviamente, come potete notare nelle varie clip che state vedendo e che ho messo, uso la stessa metodologia. Inoltre, potete anche vedere come in alcuni casi ritardo leggermente il salto, ma questo viene comunque eseguito correttamente, proprio perché, come dicevo in precedenza, vi è una quantità leggermente maggiore di frame che ci garantiscono l'invincibilità contro l'eclissante. Il mio consiglio è quello di allenarvi ad effettuare il salto quando siete dietro ad una cometa. Quando si effettua il salto, riparati dalla cometa evocata dal Beemote, anche se non eseguite correttamente il salto, siete comunque invulnerabili. Ma come faccio a capire se l'ho eseguito correttamente? Se siete coperti dalla cometa, ma effettuate con il giusto tempismo il salto Final Fantasy, il vostro personaggio cadrà nei pressi della testa del Beemote. Questo è il segnale che avete eseguito in maniera corretta il salto. Ci sono tante altre metodologie utilizzate da altri giocatori, come per esempio aspettare che la meteora esca per intero dal cielo, o saltare poco prima che il Beemote poggi entrambe le zampe a terra. Purtroppo però non sempre questi metodi sono efficaci, perché Beemote può per esempio trovarsi dietro ad un Charybdis e impedirvi la visuale, o semplicemente siete voi stessi a trovarvi con la visuale ostruita dal tornado. Spero che questo video sia stato utile e che la stella di zaffiro vi guidi, cacciatori.